Cosa dire di più? Lo so, nessuno vuole ascoltare parole, soprattutto se sono parole che esprimono desideri difficilmente realizzabili. Non abbiamo bisogno di parole. Allora, il mio saluto è un invito forte a trovare le ragioni della speranza. Sì, le ragioni della speranza. E le ragioni della speranza si trovano affrontando i problemi, cercando le soluzioni senza compromessi, le migliori per tutti, ma non fermandosi lì, perché anche a questo punto non avremmo raggiunto il nostro obiettivo, la nostra meta. Io penso di sì, se capiamo che non stiamo difendendo un piccolo ospedale di un piccolo paese, ma stiamo difendendo l'idea che i paesi vanno difesi. Siccome l'Irpinia è piena di paesi, questa è una battaglia di tutta l'Irpinia, di tutti i paesi irpini. Lo so che è difficile, che l'Irpinia è rotta, divisa, dobbiamo costruire l'Irpinia. E questo ospedale è la leva per costruire una grande stagione di democrazia in Irpinia. Irpinia è una terra che ha molto futuro, deve metterselo in testa. L'incontro di oggi, direi tutta la vicenda che sta riguardando la riorganizzazione del sistema sanitario in provincia di Avellino, abbia una quantità di motivazioni, forse direi anche troppe. Molte motivazioni giuste, legittime, che spingono alla rabbia. Del resto è comprensibile. Una persona che ha un dolore, se non si lamentasse sarebbe curioso. E se non si lamenta con chi ha il dovere, la responsabilità di dare una risposta, sarebbe anche strano. Poi ci sono anche ragioni, direi, emblematiche, Salvatore. Nel senso che intorno a questa vicenda si stanno addensando tutte le nostre virtù e tutti i nostri vizi. La funzione di questa provincia che ci ha detto? Ci sarà un consiglio, calmi, che ci sarà un consiglio provinciale. Per cortesia, se vi potete ascoltare, perché c'era il consiglio provinciale. Perché il consiglio provinciale. Attenzione, Vito, fa passare. Ma dove ho alzato le mani? L'hanno vista 20 persone qua, soltanto lei non l'ha visto, non l'ha sentito. Non ha alzato le mani, ma che dici? Mi sono permesso di pigliarla così per parlarci, ha detto pure io ho alzato le mani. Ma che cazzo siete una qua? Stiamo parlando, no, non stiamo parlando. Abbiate pensato. Poi si vedrà, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando, ma che parte? Ma che parte? Sono uno, ma si sta facendo un culo così per l'ospedale. Sto a dormire là sopra, hai capito chi sono io? E non mi sei andato! Sto facendo un culo così! E non mi sei andato! È chiaro! No, no! No, io quando mi non c'è nessuno! Non c'è nessuno di fronte al rumore della gente! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Ma è normale che ci sia tensione, anzi direi in una certa misura che è un diritto dei cittadini.
manifestare civilmente il proprio disagio e le difficoltà che avvertono su una questione così delicata. Siamo in un passaggio difficile per una serie di questioni, ma direi anche di snodo. È vero che allo Stato non si intravede una risposta adeguata, però io non dispero dal fatto che in tempi brevi si inizi a ragionare seriamente su una risposta adeguata alle esigenze che ci sono, prima fra tutte quella dell'emergenza. Questo sì, è evidente, se finisse la speranza sarebbe la fine della vita. Scusa, vogliamo, ti ho aspettato tanto, perché devi sapere che mentre facciamo chiacchiere, noi già abbiamo coinvolto la stampa internazionale in questo caso. Bilancio è secondo me largamente positivo, nonostante non tutto si sia chiuso nella maniera che uno poteva auspicare. Positivo perché abbiamo avuto ancora una volta la testimonianza della vicinanza delle istituzioni provinciali in particolare, ma anche a questo punto regionali, perché la presenza di Sibilia e di De Mita a mio giudizio ha un significato estremamente forte in questo momento. Come dicevo adesso, ai giovani non avevo nessun interesse a venire qui ad accettare in qualche modo una sorta di assemblea che era scontato potesse diventare per loro pericolosa. Hanno avuto invece il coraggio e il senso civico, mio giudizio naturalmente, di affrontare una situazione che non era certamente ottimale. I giovani e i cittadini hanno ragione ad essere esasperati e anche ad essere, se mi potete permettere il termine, incazzati. Però in questo momento, l'ho detto ad altri, è tempo della pazienza, del ragionamento. Io sono in battaglia da 5 mesi. Gli amici di Sant'Angelo hanno cominciato da qualche settimana, pur avendo da tanti anni più volte affrontato la questione. Questo è il momento di raccogliere i frutti della nostra protesta, e allora a fianco alla protesta ci vuole la pazienza della costruzione di una proposta.